Ed ecco il banner di Super Vegeta, il mio personaggio preferito in assoluto. Iniziamo subito di partenza per Nuvoletta. Qua l'abbiamo già trovato, confido nel cielo verde tripod. Beh, 5 non si trasforma, promette abbastanza male. Ultra Raids per Nuvoletta e Ghiacciaio. Nuvoletta e Ghiacciaio, se questa non è una Brawl Animation, ci sono delle probabilità che sia Ultra. Molte probabilità Ultra Raids. Non è la Brawl Animation. Devo perdere la Vegeta. No. Arriva Whis che ci salva in extremis e che ci farà trovare sicuramente Vegito Ultra. Attenzione, vediamo un po', perché qua stiamo per scrivere la storia. Due multi e troviamo Ultra Super Vegito Legends. Vabbè, ci sta, dai, che magari me lo potrei pure portare a Zinkai, anche se adesso è a 6 stelle, ma era quello. Quella era la proprio era quella la Sparky, non ci dava anche quella garantita. Ultra Raids per 2, bellissimo Ultra Raids per 2. Freezer di 4 anni fa. E andiamo avanti, perché non c'è 2 senza 3. Stavolta è cielo rosso, 5 pod, speranze molte meno rispetto a prima, ovviamente, perché lì Nuvoletta è featured. Pool rosso di cattiveria. Vediamo un po'. Goku perde, come al solito, ovviamente. Arriva Vegeta, perché questa è la spacca garantita, giusto per, perché se no non ci davano manco quella. Arriva alla fine che manco la Sparking garantita ti dava. Vabbè, vediamo un po'. Hiro, Saibam, forte quanto Radish, Trunks, Gohan, Hiro, altre Hiro per arrivare ovviamente alla Sparking finale, che ovviamente sarà uno schifo. E la Sparking finale è Majin Vegeta, quello sbagliato. Già che ci siamo, facciamo la free di male in peggio, da Ghiacciaio a cielo verde a Namek con Tao, si trasforma in Super Saiyan. Pool rosso, Freezer infartato, cioè poverino, cioè sta per morire di infarto. Cosa fa? Allora ne approfitta, vigliacco. Freezer sta per morire proprio di infarto e gli sta venendo un colpo al cuore e niente. Questo, il Freezer infartato ovviamente è sempre per la Sparking garantita. E mi sta andando proprio uno schifo, a parte quel Vegito blu. E la Sparking è Ciampa. Altro giro, altra corsa a cielo verde. Possiamo pure skippare Vegito Super, però non oltre. 7 stelle rosse Vegeta. Volevo solo quello. Ultra Raids per 2, cielo rosso. Magari Ultra Raids per 2 magari mi dà una barda Canimation, anche se quelli 5 no. Una barda Canimation non ci sta. Arena Wiz Animation, che magari mi garantisce qualcosa. No, niente. Goku vince, fine, punto. Questa sarà la classica Sparking garantita. E vediamo un po'. E la Sparking, oddio, la terza Vegeta che si trasforma in Super Saiyan God. Cosa è Super Saiyan 3? Altra Sparking che non... Super G, no, vabbè, questi non si vedevano da 3 anni, se Sparking. Si va per la terza, un altro cielo rosso, ormai
mi sta proprio spammando di cieli rossi. Bardock nemici, no. Però Goku picchia Freezer, magari a fine di venire pure l'infarto, si trasforma in Super Saiyan. Non gli viene l'infarto e Goku vince. Classica animazione da Sparking garantita. Praticamente non sto a trovare nulla a parte Super Vegito, ovviamente. Non Ultra, ricordiamo. E il Vegito. Infatti sta multi chilled, madò, chilled. E questo questa è l'ultima, ma la speranza è l'ultima a morire. La speranza è l'ultima a morire. No Broly, no Broly, non uscire, non uscire. Ecco, ho fatto anche un favore. Senza la Buonation ci abbiamo come sempre più probabilità di trovare il nostro ultra super Vegito, il nostro ultra mancante, visto che ce le ho tutte. E vediamo un po', potrebbe essere una Legends Limited. Sparking Legends Limited Super Vegito, ma quello sbagliato, quello non ce l'ho. Buon, non ce l'avevo, l'ho aggiunto alla mia collezione, che ho praticamente quasi tutti i personaggi e 21. E dopo altre 1000 cc cielo verde tripod, proprio un schifo, la merda, la merda della merda. Trovare un cielo verde è come trovare un cielo verde, fa schifo. Infatti ultra reds per due, cielo rosso Tao, cielo rosso Tao, magari una Bardock animation. No, Goku che abbusca addirittura. Prepariamo la sua Kamehameha, si trasforma in Super Saiyan. E classica animazione, ovviamente come sempre la Spanking Unlimited. E Fake out Vegito blu, quello sbagliato, perché mi doveva capitare Legends Limited, così lo portavo a Zenkai, ma no, è una merda. E cielo verde tripod, come se un flashback di tutte le volte che ho trovato il cielo verde tripod. Cioè ormai l'animazione è quella, cioè nel mio account principalmente o cielo verde tripod o cielo verde tripod, queste sono le condizioni. Mamma, proprio, secondo me manco la Sparking finale, no, non manco visto che Goku aveva vinto o perso, secondo me manco la Sparking finale ci sta. Vediamo un po', non mi sta scendendo niente. Ah, la Sparking finale c'è per un Trump. Oh, cooler, che cooler. La Free, l'ultimo del terzo giro del cielo rosso. Quando dico cielo rosso vorrei sempre trovare la Bardock animation, perché la Bardock animation la trovo quasi sempre nel cielo rosso. Pur blu cattivissimo, neanche si trasforma, vince. Quasi quasi preferivo che perdeva. Extreme numero 1 Vegeta Hero. Mamma mia, madò, che personaggi! Madò, mi sa che sto a fare il Master Pack. Mi sa che sto a fare il Master Pack 1. Sparking? No, niente. Altro giro, altra corsa con un cielo verde 5 pod senza speranze. Speranze minime. Questo è il quarto giro, ho speso 10.000 cronocristalli. Pool rosso di cattiveria, cattivissimo, e Goku vince. Ma mi sa che pure qua non troverò nulla. Hero Extreme, possiamo pure skippare. Dai, skippiamo. Oddio, 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 se l'ho trovato, ultra super Vegito. È lui. Eccolo, finalmente nelle mie mani, col mio fusion potentissimo, ha un'aura potentissima. Merita questo personaggio.
uno skip, manco ce l'avevo, manco mi ricordavo. E come sempre io spero che il video vi sia piaciuto, questo spacchettamento epico. Ma non mi rimane nessuna Chrono Crystal, tristissimo, ma almeno l'Ultra Super Vegito. E iscrivetevi al canale, mi raccomando, se volete vedere altri spacchettamenti epicissimi. Ciao.